Dopo mesi di manifestazioni in piazza, accerchiati dai decreti che indirettamente li costringerebbero alla vaccinazione, chiusi in casa o quasi dopo l'avvento del Super Green Pass e del Super Green Pass rafforzato, anche i Novax Veneti, 650.000 circa, si sono sfilacciati. Man mano che le regole si sono fatte più stringenti, molti, obtorto collo, si sono vaccinati, almeno con una dose. Gli irriducibili del mondo dei Novax dunque si riorganizzano, annunciato una manifestazione a Roma e in Veneto mettono nel mirino delle future azioni gli hub vaccinali. Già nei mesi scorsi i centri vaccinali del Trevigiano, ma anche del Veneziano, erano stati oggetto di raid, con danni anche pesanti alle strutture, ma soprattutto all'attività degli hub. Azioni più o meno aggressive o dimostrative che hanno già allertato le autorità che tengono monitorati i siti e chat, in particolare Telegram. Siamo in libertà purtroppo e ognuno fa quello che vuole, io non posso dire altro, guardi. Ma anche se fanno delle azioni, insomma... No, quelle no, non le accetto, perché non è giusto, rispetto agli altri che magari lo vogliono fare e ci credono, questo sì. E adesso te trovi chi contro, chi pro. È giusto esprimere il proprio dissenso anche con azioni, insomma, no, insomma, aggressive? Quello no, perché è giusto andare su una cosa giusta, ma senza fare male a nessuno. Annunci che nel resiliente popolo dei Sivax, la maggioranza, vengono stigmatizzati come atti terroristici. La libertà di scelta, dicono in molti, non deve arrivare a danneggiare la libertà altrui. Ci sono azioni terroristiche e quindi non hanno nulla a che fare con la politica, perché uno, finché non è obbligato a farsi il vaccino, ha tutto il diritto di non farselo, di denunciare la cosa e di esprimerlo, però nei termini e nei modi della civiltà. Uno vada a fare addirittura l'attacco, diciamo terroristico, tra virgolette, in un centro vaccinale, perché uno può avere le sue idee, ma questo non vuol dire invadere la libertà degli altri di decidere. Secondo me è una cosa stupida, non ha senso farlo. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, entro i limiti, secondo me, della propria area di influenza. Cioè, nel senso, cosa porta di buono alla fine? Niente. Caos, altro caos, per niente. Cosa ci serve?